lasciano l'aula per protestare. Nessun controllo del Green Pass e il gruppo di opposizione lascia l'aula consiliare. Quanto accaduto nella giornata di lunedì nel corso del Consiglio Comunale di Torraca. All'ordine del giorno la votazione su una variazione di bilancio. Il capogruppo di opposizione Carmine Cardino in apertura di seduta ha chiesto che venisse controllato il possesso del certificato verde da parte dei presenti in aula. Secondo quanto emerge infatti anche dalle FAQ del governo in merito alle ultime disposizioni, i titolari di cariche elettive, istituzionali, di vertice e i componenti di organi, quali sindaci, consiglieri comunali e assessori, fino al 31 dicembre 2021, per accedere ai luoghi in cui esercitano la loro funzione, devono possedere ed esibire la certificazione verde Covid-19. Il primo cittadino di Torraca, Francesco Bianco, però, ha fatto presente che non si erano attrezzati per i controlli e che dalla prossima seduta sarebbe stato possibile effettuare quanto richiesto dalla minoranza. Di fronte al diniego del sindaco, l'opposizione ha abbandonato l'aula in segno di protesta. Siamo convinti, ha detto Cardino, che gli amministratori debbano dare l'esempio. Per la proiezione di un film, l'amministrazione chiede ai cittadini il Green Pass, poi viene in aula senza nessun controllo. Bisogna invece dare l'esempio e garantire la sicurezza. Abbiamo presentato questa richiesta per la seconda volta e ancora la maggioranza non si è organizzata. Già 25 giorni fa lo avevamo fatto presente, ieri hanno rimandato al prossimo consiglio che cosa ci vuole per scaricare un'app ed effettuare il controllo. Dal prossimo consiglio comunale, ha replicato il primo cittadino, ci adegueremo. Ieri eravamo sprovvisti di personale deputato al controllo. C'è da dire che comunque i consigli vengono fatti a porte chiuse proprio per la sicurezza. E sulla mancanza di partecipazione il gruppo di minoranza questa mattina ha espresso la sua contrarietà. Dopo due anni, visto che è possibile, ha detto Cardino, è giusto che si torni a fare consigli in presenza di pubblico. Non c'è trasparenza in questa amministrazione, lo dimostra anche il fatto che lo streaming del consiglio di ieri è stato interrotto dopo la nostra uscita dall'aula ed è stato poi ripreso dopo diverso tempo e a seduta già in corso. È grave che i cittadini non abbiano potuto vedere quello che è accaduto.